Pietro, non è noioso neanche analizzare il petrolio in questo momento, non lo è mai, però soprattutto in questo momento per capire se effettivamente il trend è cambiato. Allora, target centrato in area 93, il rialzo è finito, in realtà abbiamo visto un ritracciamento del petrolio, poi una risalita dopo il calo inatteso delle scorte americane, restano ancora ovviamente in pending tante questioni geopolitiche, cosa sta succedendo al petrolio? Beh, la mia chiave di lettura ancora una volta, e lo sai, e tendo a sottolinearlo, è squisitamente tecnica, quindi la mia è puramente analisi tecnica e in questo caso credo che sia opportuno condividere lo schermo, se me lo permettete, in Certamente. maniera tale da poter contestualizzare ciò di cui sto parlando. Io sono rimasto molto colpito già, fra virgolette, a novembre, o meglio fra ottobre e novembre dello scorso anno, per la precisione tecnica con cui il petrolio si sta muovendo. Parlo da graficista. E allora quando molti operatori si ostinavano a vedere un petrolio debole in area 82-83, è salito tanto, deve stornare, è partito da 62, ha guadagnato 20 dollari e via dicendo, ero abbastanza, come dire, colpito dalla precisione di questa trend line ascendente che va, come vedi, ad identificare tutti i picchi massimi crescenti. Quindi massimi crescenti è un mercato long, massimi decrescenti è un mercato short. Allora, quando quindi c'erano diverse chiamate ribassiste o, come dire, chiamate che tendevano a far pensare che il petrolio fosse lì prossimo a crollare, avevo allertato la mia community, aspettate, perché questo è un disegno tecnico troppo preciso. Quella trend line fa quasi da attrazione fatale, ricordo un vecchio film. E in effetti è successo, e io per primo, che adoro cercare di interpretare queste dinamiche, sono rimasto sorpreso dalla precisione con cui è successo. Vado a riepilogarla. Il primo e il secondo minimo crescente ci dava una proiezione teorica qui, e da lì il petrolio è venuto giù come un sasso. A questo punto la storia poi ha visto il petrolio rimbalzare, tutto regolare, siamo ritornati a testare sempre la stessa trend line, quarta volta che lo facciamo, e come potete notare, vado un attimino a zoomare sulla sezione, la reazione ribassista c'è stata. Da 93 siamo andati velocemente in area 88,50. Attualmente addirittura in fase di configurazione un clamoroso breakout ribassista. Unendo queste componenti, io in questo momento onestamente vedo esaurito il trend del petrolio. Qui posso chiamare un esaurimento di trend, qui posso chiamare un reversal che a mio parere ha un primo target in area 81-81,50, quindi la prossima area supportiva. Qui probabilmente finalmente dei tentativi di short selling sul petrolio o di short selling sulla valuta che lo rappresenta meglio, quindi il dollaro canadese, possono avere un senso. Prima no, è davvero straordinaria la precisione con cui il contesto grafico si è sviluppato. Quindi per ora per me petrolio è arrivato a target, quindi io chiudo tutte le mie posizioni long sul petrolio e non ti nascondo, in maniera oculata, non aggressiva, sto iniziando ad aprire qualche short. Ok, Pietro, poi naturalmente ci torneremo sul petrolio, peraltro ci sono già anche delle domande, ma poi ci torniamo. E insomma, come detto poco fa, è indubbiamente uno di quegli indicatori che non ci fa annoiare.